Siamo in diretta. Siamo arrivati a Corleone da una strada non buona, ma mi hanno detto che è la migliore. Qua c'è un problema enorme di viabilità. La Sicilia e le infrastrutture non hanno costruito niente in questi anni politici. Non ci sono ferrovie, strade incredibili. Io spero veramente di riuscire ad avere un'occasione con il Movimento 5 Stelle. C'è gente? Un po'. Va bene. E poi stasera partiamo da qua e non dormiamo in camper perché domani abbiamo Casal di Principe, quindi ci facciamo tutta la notte, attraverseremo il ponte sullo stretto. Sì, il ponte. Il ponte ancora non ce l'abbiamo. Sono stanco. Hai preso accordi? Lo stretto di Messina, sono stanco, io sono stanco, sogno stanco. E attraversiamo lo stretto, a che ora ci imbarchiamo? A mezzanotte? 12:30. Scusate, ma io... Guardate ragazzi, per carità, i sacrifici in questo paese li fanno i piccoli artigiani, gli agricoltori, i piccoli imprenditori, gli operai dell'Ilva, dell'Embraco, figurate. Quindi i sacrifici li fanno gli altri. Però guardate che è stancante, cioè un comizio al giorno, tanti chilometri, gli interventi televisivi, se sbaglio una parola vedete, oddio mio, questa ha sbagliato una parola, sempre massima attenzione, devi provare sempre ad essere il più possibile attento, perché in questo paese fatta la rovescia ci scandalizza più per una parola sbagliata che per una legge sbagliata. Per cui sono stanco, questa è la verità, stanotte ci facciamo questo bel riposo qui dietro, però domani ci facciamo una doccia a Napoli e poi abbiamo Casal di Principe e poi Scafati. E poi la Sardegna. Ci siamo? Sì. Ci sono giornalisti, andiamo, qualcosa? Andiamo. Vabbè, rispondiamo a tutto. Andiamo. Courage. Amoni, Amoni. Daniela! Scusa, no. Buonasera a tutti. Buonasera. Benvenuto. Le compio 36 domani. Ciao, adesso grazie, grazie. Qui è arrivata Alessandro, insomma, quindi. E sono appunto. Sono davvero emozionato di parlare qui davanti ai miei compagni di viaggio, che sono tutti qua tra i candidati all'uninominale, al plurinominale, anche ad Alessandro che è qui con me. Vi ringrazio perché il fatto che siete venuti ad ascoltare dei candidati alla Camera e al Senato in una campagna elettorale, ecco, questo non è una cosa scontata, assolutamente no, soprattutto anni, decenni di mala politica in cui praticamente i candidati hanno raccontato soltanto chiacchiere, costantemente poi disatteso una volta finite le elezioni. Adesso, ad esempio, c'è Berlusconi che dice che dà 1000 euro di pensione, noi abbiamo detto 780 e lui rilancia 1000 euro, ora lui rilancia, a chi offre di più? Perché ovviamente alza l'asticella delle bugie che deve raccontare per cercare di acchiappare voti, no? Però noi i 780 euro che vogliamo dare di pensione come reddito di cittadinanza, noi abbiamo le coperture per farlo, loro no. I nostri deputati hanno studiato già prima e le nostre coperture sono già state approvate, ve lo può confermare anche Alessandro, dalla commissione bilancio di Camera e Senato, e invece Berlusconi spara 1000 euro lui, vabbè, lasciamolo stare, ha 81 anni, mischino, è bene che perde un po' di colpi, diciamo, senza dubbio. Ovviamente voi siete qua e sicuramente avete speranza che questo territorio debba cambiare, perché siamo ovviamente, e lo sappiamo tutti, siamo veramente atterrati, non abbiamo più strada, abbiamo una disoccupazione giovanile spaventosa, se ne vanno veramente un casino di persone. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo dato comunque una credibilità in questa legislatura. I nostri deputati sono stati gli unici che hanno fatto delle donazioni e quindi si sono ridotti lo stipendio, hanno dato i soldi ad un fondo per il microcredito, cosa che non ha mai fatto nessuno. E ora ci vengono a criticare.
e dicono di voler fare una legge adesso per ridurre gli stipendi, ma non c'è bisogno di fare una legge per ridurre gli stipendi. Se ti danno 15.000, tu quanti te ne vuoi tenere? 7, ne pigli 8 e glieli dai. Ma che bisogno c'è di fare una legge? Insomma, lo fanno semplicemente perché siccome si vogliono tenere i soldi e vogliono però confondere le idee all'opinione pubblica, per cui poi parlano in maniera difficile, la gente non li comprende. Non c'è bisogno di fare una legge. Noi siamo stata l'unica forza politica che ha tornato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e non l'ha mai fatto nessuno, no? Ora vi dico, la Lega, che alcuni dicono la Lega è un partito per i più deboli, sì, sto cavolo, la Lega sai cosa ha fatto? Ha preso 19 milioni di euro di rimborsi elettorali e l'hanno usato come un bancomat personale. Cioè praticamente Bossi addirittura con 19 milioni di euro pagava gli esami universitari al Trota, a suo figlio, perché non ne voleva manca brodo, e di conseguenza ci pagava pure gli esami universitari. Il Trota, sì, e questo è quello che facevano, gli si addirittura poi compravano anche i diamanti in Tanzania, cose spaventose. Se l'avessimo fatto noi del Movimento 5 Stelle ci avrebbero massacrato, dico giustamente, e invece agli altri partiti no. Tanto hanno tutti i media, vanno tutti d'accordo l'uno con l'altro, un po' rubo io, un po' rubi tu, e quindi insomma cerchiamo di nascondere tutto. Molti mi conoscono e sapevano che facevo una vita ovviamente molto tranquilla prima di questa campagna elettorale. Mi dividevo tra lavoro e famiglia. E ora invece sono catapultato in questa avventura che mi ha anche un po' stravolto, perché, grazie, è un'avventura ovviamente che è sicuramente entusiasmante, ma anche molto stancante. E molte persone mi hanno chiesto, ma dimmi un po', ma magari Giuseppe, te ne sei pentito di esserti candidato, insomma tu facevi una vita molto tranquilla. E io più passano i giorni, più penso che ho fatto la scelta giusta. Ho fatto la scelta giusta a metterci qua la faccia davanti a tanti miei concittadini, a tante persone in tutto il territorio ci metto la faccia. Perché non voglio che un giorno mio figlio mi debba dire, papà tu potevi fare qualcosa per cambiare questo territorio e te ne sei fregato. No, io ci metto la faccia e voglio che tutti voi ce la mettiate questa faccia, perché dobbiamo cambiare, perché non è possibile andare sempre nella stessa maniera. Noi siamo qua in una città, Alessandro tu lo sai bene, Corleone è sinonimo di mafia, no? Ma in fondo la mafia, per essersi così radicata in questo territorio, come la Camorra, come l'Andrangheta, vuol dire che aveva avuto i suoi appoggi politici. E questo succede perché? Perché i politici stessi sono dei mafiosi, sono dei camorristi, sono sta gente qua, purtroppo. Però qua, voglio dire una cosa, l'errore lo facciamo anche noi elettori. Lo facciamo noi elettori perché quando andiamo a votare, anche inconsapevolmente, no? Viene un amico e ci viene a riprendere un piacere che ci ha fatto magari 10 anni fa, oppure ci fa una promessa perché dice che ci imposta nostro figlio al lavoro, però ce lo promette, dice però se sale il mio candidato vediamo cosa possiamo fare. Infatti ho visto gente che dice guarda, ma voi non promettete niente, quelli mi hanno dato quantomeno la speranza. Ma la speranza di che, signori? Non possiamo più votare questa gente, perché il candidato che sta dietro sto tipo di ragionamento mica può essere una persona onesta, assolutamente no. Questo qua o è un truffaldino, e ci finisce bene se è solo un truffaldino, oppure un mafioso direttamente, un camorrista, un criminale. E quando questo viene eletto nelle istituzioni, mica farà gli interessi nostri, no no. Quello si fa gli interessi suoi, gli interessi dei quattro amici che l'hanno votato. Ora, io voglio fare semplicemente un appello a tutti noi elettori, che quando andiamo a votare dobbiamo votare senza alcun condizionamento ed essere liberi di capire chi ci deve rappresentare al Parlamento, perché poi da questo dipende il futuro nostro, signori, e soprattutto anche il futuro dei nostri figli. Quindi stiamo attenti a dove andiamo a mettere la crocetta il 4 marzo. Grazie. Vi presento Francesco, che è il mio compagno di avventura, e lui è il candidato all'uninominale qui al Senato. Eccolo, ve lo saluto. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. L'emozione è davvero grande. Io ho 56 anni, non sono più un ragazzino, cioè, e sono il candidato all'uninominale per il Senato. Corre l'obbligo che un attimino mi presenti. Io faccio l'ingegnere da più di 30 anni, dirigo cantieri in tutta Italia e sono siciliano, lavoro molto nel nord Italia e sono di Partinico. Quando mi chiedono se sono siciliano io dico fino al midollo osseo. Grazie.
e mi trovo coinvolto in questa avventura, non sapete con quale emozione, con quale passione e con quale cuore. Il Movimento 5 Stelle sta cercando di ricostruire un rapporto fra chi elegge e chi viene eletto, cerca di ricostruire questo rapporto fra i cittadini e chi ci governa. Lo fanno con degli esempi, lo si sta facendo con degli esempi, ad esempio quello della decurtazione degli stipendi. Torno a dire che non sono più un ragazzino perché ho una figlia di 30 anni, un'altra di 28 e uno di 24. Volano già per le loro strade e quindi questo è il momento in cui riesco ad avere meno responsabilità di padre. Loro già percorrono la loro strada e mi voglio impegnare per il sociale. È il momento giusto perché coniuga la mia vita, diciamo, privata con anche il mio impegno pubblico. Io queste strade qui, io le percorsi 30 anni fa, quando in queste zone lavoravo anche in cantiere, e da allora sono morte tante persone che hanno creduto nello Stato, che hanno creduto nella nostra Italia. Una settimana fa ero con Giuseppe e sono entrato in quella caserma lì e ho visto un'enorme foto, quella del generale Dalla Chiesa, che fu anche prefetto di Palermo. Per un attimo mi si è accapponata la pelle. Allora, è cambiato tanto e deve continuare a cambiare tanto per questa terra. Io, il mio collegio è costituito da 58 comuni e sono andato in giro già da 3 settimane su circa 40. Incontro gente che vota Movimento 5 Stelle oppure si vuole astenere. Non ho incontrato altra gente. Allora vi chiedo semplicemente di convincere la gente, di cercare di essere ottimisti. Fatevi moltiplicatori di ottimismo, convincete la gente ad andare a votare. Ci dobbiamo credere. È l'ultima occasione che abbiamo per ricostruire la nostra Italia, la nostra terra, la nostra Sicilia. In questo collegio che ripeto, ve lo dico perché ho girato molto l'Italia, noi abbiamo prodotti nel settore dell'agroalimentare che sono unici, abbiamo la ricotta, abbiamo gli ortaggi, abbiamo il grano, abbiamo tutto, bisogna creare dei marchi, saperli commercializzare e da qui nasce e cresce la nostra risorsa e la nostra ricostruzione economica di uno Stato che negli ultimi 30 anni è stato ridotto in cenere da chi ci ha governato. E allora convinciamo la gente che non vuole andare a votare a crederci, è l'ultima possibilità che abbiamo. Passo la parola ad Alessandro, io sono una persona molto pragmatica e non so fare discorsi lunghi. Grazie Alessandro, grazie di essere. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera. Scusate, buonasera a tutti. Chi è la prima volta che partecipa a un evento del Movimento 5 Stelle in piazza? Beh, Mazz, benvenuti. Dove eravate in precedenza? A sentire chi? Benvenuti. Benvenuti. Io non sto girando l'Italia per chiedere il voto al Movimento 5 Stelle, questo lo valuterete voi, lo deciderete voi. Cerco di dire, di spiegare che idea abbiamo di paese, quali sono le nostre proposte e soprattutto il perché ritengo io, però senz'altro sono di parte, ritengo appunto il Movimento 5 Stelle possa essere l'unica forza politica capace poi di trasformare queste proposte in leggi dello Stato. In primis, io 5 anni sono un parlamentare uscente, ho deciso di non ricandidarmi perché per me la politica si può fare pure al di fuori, la poltrona a me non mi ha mai particolarmente affascinato, voglio fare delle altre cose nella mia vita, però voglio dedicarmi anima e corpo alla politica perché è molto bella per me la politica, è una grande passione, ce l'hanno rovinata certi personaggi, ma in realtà la politica significa stare insieme come stasera in una piazza, parlare di proposte, di soluzioni per i problemi di tutti noi cittadini e provare ad andare avanti. Quindi io adoro la politica, fatto sta per me la politica si può fare pure al di fuori delle istituzioni. Però ci sono stato 5 anni in Parlamento e ho compreso molte cose. 5 anni fa quando entrai probabilmente ero anche un po' ingenuo, credevo che fossero tutti delinquenti, era un po' esagerato. Invece sono persone oneste in tutti i partiti politici, in Forza Italia, nel PD, anche nel partito di Alfano, anche se lì li devi cercare con molta attenzione. Però ci sono. In questi 5 anni ho compreso che ancor più pericolosi dei delinquenti, tra virgolette, sono certi politici onesti che però pur di avere una poltrona a 14.000 euro al mese accettano di stare di fianco ad un poco di buono.
e quei politici che, pur essendo onesti, di fatto sono però controllati dai loro finanziatori. Funziona così la politica italiana. E vi faccio un esempio. Nel 2006 Riva, il capo dell'Ilva di Taranto, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Bersani diede 98.000 euro, a Berlusconi e a Forza Italia 240.000 euro. Parliamo di finanziamenti assolutamente leciti, legittimi, non illegali. Qual era la sua idea? Io finanzio tutti quanti, tanto vince uno, vince l'altro, a me che mi importa? Mi dovrà restituire il favore. Infatti negli ultimi anni sono stati fatti tanti decreti salva Ilva, nessun decreto salva cittadini di Taranto, dovete vedere lì le condizioni di vita in un quartiere che si chiama Tamburi, l'incidenza dei tumori e compagnia bella. Questo è un esempio per far capire quanto la politica di fatto sia assoggettata al grande finanziamento. Io credo fermamente nel Movimento 5 Stelle anche in base al nostro modo di autofinanziarci. È evidente che la politica ha un costo, andare in giro, fare campagna elettorale certo che ha un costo, però guardate come ci muoviamo. Io sto col camper, con la mia famiglia, col mio figlio che ha 4 mesi e mezzo lì dentro, e ci finanziamo attraverso delle micro donazioni che, se voi volete fare, potete fare lì, liberi. Se le volete fare le fate, se non le volete fare non le fate. Ma nel momento in cui il movimento riesce a finanziarsi magari con 500.000 italiani che ti danno un euro l'uno, e non con un italiano, un grande lobbista magari della grande distribuzione che ti dà 500.000 euro lui, tu avrai un unico lobbista a cui render conto, il popolo italiano, non il tizio che ti ha dato 500.000 di euro. Mi spiego? Ed è questo il dramma appunto della politica italiana. Neppure i disonesti, che ci stanno i disonesti. Il Movimento 5 Stelle, guardate, noi non veniamo da Marte, non è che noi siamo diversi, noi siamo italiani come tutti voi. Abbiamo tuttavia delle regole interne molto dure, che non è che eliminano la possibilità di contaminazione, però la riducono, perché nel momento in cui noi candidiamo soltanto incensurati, magari si riduce questa possibilità, ma soprattutto nel momento in cui noi abbiamo come visione 2 mandati e poi a casa, quindi massimo 10 anni là dentro, io ho fatto una legislatura sola, non ci trasformiamo, tra virgolette, in politici professionisti. Io lo so come funziona qua. Certi politici vengono a chiedere il voto, vi dicono se mi voti ti do qualcosa. Io non vi dirò mai sta roba qua. Vi parlerò di programmi e di idee. Poi magari spariscono per 5 anni e ricompaiono a 5 giorni, a 2 settimane, un mese dalle elezioni. Poi magari qua spariscono tutti quanti e ci fanno una rotatoria lì. Oppure ci sistemano un pezzo di strada di là. Questa è una Repubblica che era un tempo fondata sul lavoro, oggi è fondata sull'asfalto elettorale, sulle rotatorie costruite una settimana prima del voto da un politico che poi sparisce successivamente. Perché? Non perché siano cattivi, è la loro natura. Nel momento in cui loro pensano, io qua dentro ci posso stare tutta la mia vita, e questo del politico, del parlamentare, non è la mia missione per risolvere assieme ai cittadini un problema, ma il mio posto di lavoro, io cercherò di far di tutto pur di non essere licenziato, quindi di mantenere quel posto di lavoro. Eppure umano, vi dico, arrivo pure a comprenderlo umanamente, ma faccio parte di una forza politica che ha come regola quella dei 2 mandati e poi a casa, perché nel momento in cui io so che dentro quel palazzo a Montecitorio oppure in Regione Sicilia non ci posso stare tutta la vita, vi posso fare esempi, Franceschini, Elefino Chiaro, Napolitano che è entrato in Parlamento nel 1953, era l'anno della morte di Stalin, sono 65 anni che lo paghiamo, nel momento in cui fermi, io penso, io qua ci posso stare tutta la vita, cercherò di non perdere mai il posto di lavoro. E per non perderlo scenderò a compromessi, ma non soltanto col signorotto locale, col potente locale, pure con la mia coscienza. Andrò contro i miei ideali, cambierò partito, sarò trasformista, cercherò il voto di scambio e di gestire, di controllare un voto clientelare. Passerò da destra a sinistra come se niente fosse. Oggi il Partito Democratico candida a Bologna Casini. C'è una roba incredibile, incredibile. Ma è nella natura del politico professionista. Io non credo nella politica professionista, o meglio, credo nella politica che per me è un dovere farla tutta la vita, ma dentro i palazzi ci devi stare un tempo limitato della tua vita, anche perché nel momento in cui tu sai che non ci puoi stare tutta la vita, ma tornerai nel mondo reale, che sta a Piazza Corleone, stamattina stava a Messina, ieri stava a Locri, domani vado in Campania, tu farai di tutto per migliorare il mondo reale, proprio perché sei costretto a farvi ritorno. Questa è la logica del movimento, che mi fa credere che saremo capaci di risolvere alcuni problemi. Sarà facile? No. Noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo, è destino dei 5 Stelle amministrare o vincere in realtà in macerie. Abbiamo vinto a Roma, dove gli esperti ce l'hanno lasciata con 15 miliardi di euro di debiti, e ve lo dico, magari voi avete sentito i telegiornali, tutti controllati dai partiti politici, vedete pure il trattamento che viene riservato magari a me se vado in TV rispetto a Renzi, l'avete visto ieri, c'era Renzi con Scalfaro e lì poteva dire quello, ci vado io, domande, ma io non mi lamento delle domande serrate, che mi interrompono ogni 3 secondi, che mandano la pubblicità appena sto dicendo la cosa, non mi lamento!
Mi piacerebbe che questo trattamento fosse utilizzato anche con gli altri, invece lo vedete com'è sto sistema mediatico. Arriva Renzi, gli danno il microfono e se ne vanno. Tu c'hai pure la TV spenta, alle volte si accende da sole e compare Renzi. Io lo so che cosa, lo so. Quell'altro, è inutile ragazzi, è inutile lo nominiamo quell'altro l'hanno tolto dal cielo, l'hanno messo in studio di Vespa, crede ancora, d'estate del 94, parla dei contratti all'italiana, l'altro giorno ha detto 1.000 lire per tutti, perché fondamentalmente crede ancora che ci siano le lire, cioè non c'è, ma neanche va, io neanche lo nomino più, ma che il nemico nostro è Berlusconi, Renzi, oh! La verità è che come popolo abbiamo subito, abbiamo detto troppe volte signor sì, abbiamo abbassato la testa, ci siamo fatti fregare da certi soggetti che sono tenuti in vita dal sistema mediatico, io li ho frequentati sti 5 anni, ma non è che valgono così tanto. Però li invitano nelle trasmissioni, dicono 2 cose, il comunicato stampa e va sul giornale, magari il giornale che è controllato dal partito politico, ma perché ci fanno la guerra noi del 5 Stelle? Ma perché secondo voi? Perché vogliamo togliergli qualsiasi forma di finanziamento a giornali? Se vogliono campare vendono, altrimenti cambiano mestiere. E guardate che è questo, l'esempio è Roma, Virginia Raggi la massacrano mediaticamente per una ragione, perché gli ha detto no alle Olimpiadi di Caltagirone, Malagò e Montezemolo, Olimpiadi del Mattone, che sarebbero costati denari pure qua a tutti voi abitanti di Corleone quelle Olimpiadi. E dato che Caltagirone è proprietario del Messaggero, del Mattino di Napoli, del Gazzettino di Venezia, è uno che ci aveva interessi in certi terreni dove dovevano sorgere le strutture olimpiche, gli abbiamo detto no alle Olimpiadi e si vendicano mediaticamente. Questa è la logica, no? È abbastanza chiaro. Come è chiaro come funziona il sistema, no? Oggi il politico, quello che si deve fare eleggere, va dal signorotto locale, va da lì e gli dice oh, dammi i voti oppure dammi un finanziamento e poi gli restituisce il favore tramite o l'approvazione di leggi, diciamo, a vantaggio del finanziatore o la non approvazione di leggi a svantaggio del finanziatore ma a vantaggio di tutti noi, oppure attraverso appalti gonfiati, truccati, tanto paghiamo tutti quanti noi. E diceva bene in precedenza il nostro candidato, la corruzione è l'arma oggi principale in mano alle cosche, senza la corruzione non ci avrebbero mica tutta questa forza, ma l'avete visto quello che succede in Campania? Pensate, lì un camorrista locale prende, comunque diciamo avviene sempre così, riescono a corrompere il politico, il quale gli garantisce la possibilità tramite appalti gonfiati, perché deve ritornare con la tangente, di sotterrare i rifiuti tossici sotto casa nostra. Ma non esiste mica solo la terra dei fuochi in Campania, tanti luoghi sono inquinati, tanti italiani si ammalano di cancro, i nostri figli per appunto la responsabilità della politica corrotta. E noi non è che siamo in conflitto interno, non dobbiamo salvaguardare un corrotto, scusate, ragioniamoci, per cui saremo gli unici in grado di fare una vera legge anticorruzione, semplice, quello che vogliamo fare noi. Se sei un politico corrotto o comunque condannato in via definitiva per reati contro pubblica amministrazione non ti potrai mai più presentare in nessuna elezione per tutta la tua vita, semplice, questo si chiama il DASPO per i corrotti, è una proposta del 5 Stelle. Il lavoro, qua tutti quanti vi avranno promesso il lavoro, tutti quanti, magari qualcuno, no, com'è questo sistema, il voto di scambio, guardate il voto di scambio c'è pure a Roma, c'è pure a Milano, c'è pure a Torino, in Emilia Romagna, cambiano le tariffe, dove c'è più povertà magari si comprano il voto a di meno, ma il voto di scambio, il voto controllato c'è pure a Brescia per intenderci, c'è dovunque, per quello io invito sempre i cittadini a votare, perché considerando che una parte di voto diciamo controllato, i partiti politici ce l'hanno da sempre a disposizione, se tutti i cittadini appunto, se una percentuale più alta di cittadini andrà a voto, l'incidenza, la potenza di questo voto controllato è una roba matematica, diminuirà, per questo votate quello che volete, però io vi consiglio di andare al voto, perché è un paradosso, non andare al voto significa fare un favore proprio a quei partiti politici che ci stanno spingendo di non andare a votare. Ora io non è che, cioè è pure ingiusto che si diano le responsabilità della distruzione di sto paese al Movimento 5 Stelle che non ha governato e soprattutto è nato proprio perché non ci sentivamo rappresentati. La mia alternativa era andarmene da sto paese, me ne andavo come fanno tanti giovani, tanti se ne vanno a Corleone, magari vanno al nord, non c'è sta manco più lavoro al nord, se ne vanno quindi a fare i lavapiatti a Londra o i call center, lavorare in call center magari in Albania, pensate il mondo come si è totalmente rivoluzionato. E vi chiede, vanno promesso tutti quanti i posti di lavoro in questi ultimi 30 anni. Noi abbiamo delle proposte, sarete d'accordo o non d'accordo, ve le dico, però riteniamo di poterle trasformare in realtà proprio perché non abbiamo conflitti di interessi. Esempio, in Germania esiste una banca pubblica di investimento, che sostiene le imprese. In Italia non c'è per una serie di ragioni.
ma funziona, non è populismo. Noi vogliamo istituire una banca pubblica di investimento a sostegno delle imprese, perché se qua due ragazzi di Corleone ci avessero una bella idea per mettere su un'impresa innovativa, qualcosa legato al turismo, all'agricoltura biologica, all'enogastronomia, alla cultura e compagnia bella, devono avere il diritto di poter accedere a un credito per averci 30.000 euro per comprarsi un macchinario per mettere su questa impresa e lanciarla. Però in questo paese, se ti chiami De Benedetti, se sei amico della politica, amato, riesci a telefonare alle dirigenze delle banche, ti fai prestare soldi dalle banche, poi li restituisci a Tozzi e Bocconi, tanto figuratevi, le banche non è che gli chiedono i soldi a De Benedetti, amato, a questa gente qua, e poi a un certo punto magicamente le banche falliscono e dobbiamo coprire i debiti pure noi abitanti di Corleone con le tasse nostre. Ma che vi devo dire, quello che già sapete, ma in questi 5 anni miliardi di euro di quattrini pubblici, di soldi di tutti noi cittadini, sono finiti a coprire i debiti delle banche private causati dalla mala politica, dalla mala gestione degli amministratori, anche da una cattiva vigilanza da parte degli organi di vigilanza. Qualche mese fa Gentiloni, questo qua, no, che poi tranquillo, democristiano, non sporca, non macchia, non sbaglia le parole, politicamente corretto, è uno che in 14 minuti di Consiglio dei Ministri ha trovato 20 miliardi di euro per coprire i debiti delle banche, 20 miliardi di euro. La nostra misura sul reddito di cittadinanza, che non è minimamente assistenzialista e ora la spiegherò, costa 17-18 miliardi di euro all'anno. Ma come? Per coprire i debiti delle banche i quattrini ci stanno sempre, per contrastare la povertà, per dare un reddito di dignità a un cinquantenne che, se un cinquantenne perde lavoro in questo paese, diventa un fantasma, si sente un fallito, si sente in colpa lui, torna a casa, c'è pure difficoltà a dirlo alla moglie, poi glielo dice la moglie inizia a fare economie, si inizia a fare economia in famiglia, si rinunciano alle cure in questo paese, gli italiani in povertà rinunciano a curarsi, poi il giovane deve uscire dall'università, deve andare a lavorare fuori. E più c'è povertà e più magari c'è pure il vizio di giocare al gioco d'azzardo, che è un altro cancro, e noi vogliamo innalzare la tassazione sul gioco d'azzardo anche per trovare delle coperture per finanziare il reddito di cittadinanza, perché oggi il gioco d'azzardo è una tassazione sulla disperazione. Alcune persone sono così disperate da magari giocarsi 50 euro e di norma li perdono, nella speranza di vincerne una volta 200 e poter tornare a casa dalla moglie e dire: amore mio, stavolta le bollette sto mese riusciamo a pagarle in tempo. Ma questo è il mondo reale. La sanità pubblica è stata sventrata dalla politica stessa, che l'ha utilizzata come banco, ma te lo sapete perfettamente, oggi addirittura è più conveniente rivolgersi al privato. E perché? Perché sono cattivi i politici? Non sono cattivi, sono controllati dai loro finanziatori. Nel momento in cui un partito politico o un politico viene sostenuto economicamente da un RAS delle cliniche private, state tranquilli che potrà venire qua a Corleone, poi non ci vengono più in piazza a dire: vogliamo sostenere la sanità pubblica, vogliamo investire sul pubblico, farà comunicati stampa, interviste, tutto quello che volete, ma appena avrà il potere sfrutterà la sanità pubblica tutto a vantaggio del privato, perché ha ricevuto finanziamenti che gli impongono questo. È tutta una questione di soldi, è una questione di soldi, e alcuni partiti politici, alcune fondazioni sono state finanziate dalla concessionaria del gioco d'azzardo. Per questo non riescono a fare una guerra, diciamo, al gioco d'azzardo, perché fondamentalmente le concessioni del gioco d'azzardo, finanziando alcune fondazioni che a loro volta finanziano i partiti politici, controllano la politica. E per me la politica deve essere autonoma, indipendente, ci deve essere un primato della politica sulla finanza e sui finanziatori. Per questo io credo nel movimento, per questa logica di autofinanziamento, che è l'enorme differenza rispetto agli altri partiti politici. Poi che vi devo dire? Stiamo ancora a dividerci tra destra e sinistra, ancora. In questo paese la destra, quelli della rivoluzione liberale, ha creato Equitalia, che ha massacrato gli imprenditori, e la sinistra, quelli dei diritti al popolo, le feste dell'unità, pugno chiuso, ricordano Berlinguer, ha abolito l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e tutti quanti, destra e sinistra, assieme hanno approvato la riforma Fornero. Guardate che dobbiamo un po' coltivare la memoria, la riforma Fornero che ha massacrato appunto i pensionati è stata approvata da Bersani e gli ex comunisti, dalla Meloni che fa quella prima agli italiani, i patrioti, qua là ha votato la legge Fornero, eppure da Berlusconi che oggi va in giro a dire le pensioni a 1.000 lire perché, ripeto, non ci sta più con la testa. Questa è la... È vero o no che è andata così? Quell'altro verrà qua, Salvini, se vuole rifà una virginità. Ma quello è entrato in politica, al di là di tutto, è entrato in politica nel 1993. Io stavo al liceo quando Salvini è stato eletto per la prima volta consigliere comunale di Milano. Cioè è entrato in politica un anno prima di Berlusconi. Questi sono professionisti della politica che oggi ci dicono come intendono risolvere i problemi che loro signori hanno creato. Ci riusciremo noi? Non lo so. Ci riusciremo a risolverli? Non lo so. La situazione è incancrenita. La disoccupazione giovanile alle stelle. Il territorio è inquinato.
c'è il primato della finanza sulla politica. Le banche d'affari hanno piazzato i loro uomini nelle istituzioni, nomi e cognomi, ve li faccio. Prodi, prima di diventare Presidente del Consiglio, lavorava in Goldman Sachs, banca d'affari. Monti, prima di diventare Presidente del Consiglio, lavorava in una banca d'affari, la Goldman Sachs. Draghi, prima di diventare Presidente della Banca Centrale Europea, lavorava in una banca d'affari, Goldman Sachs. Barroso esce fuori dalla Presidenza della Commissione Europea e trova magicamente lavoro come consulente in una banca d'affari, Goldman Sachs. Amato, quello che ci ha messo le mani nei conti correnti anni fa, attuale giudice della Corte Costituzionale, ex Presidente del Consiglio, ex tesoriere del Partito Socialista di Craxi, c'aveva una consulenza in una banca d'affari. Gianni Letta, il braccio destro, l'altro di Berlusconi, consulente con una banca d'affari. Cioè, ormai è questo il conflitto di interessi. Io, ingenuo, credevo... Come? Questo lo dici tu, te ne assumi le responsabilità. Ma scherzo, io gliel'ho dette tu, ma figure, io gliel'ho dette tutti coloro che mi minacciano querele su querele, ma che mi importa a me? Io ci tengo soltanto al paese mio, ma che mi frega? Il dramma è il conflitto di interessi, credetemi, non ci sarà mai libertà per questo popolo se coloro che ci gestiscono la vita hanno degli altri interessi. Così come sti grandi editori, ma che pensate che sti giornali siano liberi? Questi giornali sono partiti politici editoriali al servizio del partito di riferimento che magari non gli tocca un interesse. De Benedetti è il padrone del gruppo Espresso, è uno che ha interessi appunto nel sistema delle banche, si faceva prestare soldi, è uno che è così, Caltagirone ve l'ho fatto l'esempio, l'altro Berlusconi, ma tanti altri. Cioè, non avendo conflitti di interessi, credo, spero, me lo auguro, ma ci credo, saremo gli unici in grado di risolvere determinati problemi. Il reddito di cittadinanza, ma pensate veramente che dicano di no perché non lo vogliono perché non ci stanno i soldi? Ve l'ho dimostrato prima, hanno trovato 20 miliardi di euro a debito per le banche, 5 miliardi di soldi nostri sono finiti a Intesa San Paolo in un giorno, e Intesa San Paolo si è beccata 5 miliardi di soldi nostri e si è comprata due banche venete fatte fallire dai fenomeni delle gestioni delle banche su in Veneto, e si è comprata due banche a un euro entrambe, 50 centesimi Banca Veneta e 50 centesimi Popolare di Vicenza, ma se le comprate soltanto dopo essersi beccata 5 miliardi di euro di quattrini nostri, e all'università, tutte le università in Italia ogni anno gli danno 7 miliardi di euro, ma ci rendiamo conto? Alle università italiane gli danno 7 miliardi di euro all'anno e 20 sono finiti alle banche e 5 Intesa San Paolo, ma come si rilancia l'università? Poi le università all'estero funzionano meglio, gli studenti all'estero si preparano meglio, si investe di più in ricerca in università, le imprese straniere vanno meglio e poi ci fanno il mazzo a noi. Questo purtroppo è diventato il paese. O no? Cosa sto dicendo che non sappiamo già? I soldi non ci stanno per il reddito di cittadinanza? Certo che ci stanno. Il problema, non vogliono il reddito di cittadinanza perché se i cittadini avessero un reddito di dignità, state tranquilli, e non sto giustificando, ma molti meno si venderebbero il voto per un buono di benzina, un pacco di pasta. E se senza voto di scambio certi politici non verrebbero eletti neppure dai familiari più stretti, perché i familiari più stretti li conoscono bene. Comunque il reddito di cittadinanza funziona così. Le coperture le abbiamo trovate, io sono 5 anni che sto lì dentro, i soldi ci stanno, li ho visti spesi per tutti, i privilegi della politica, le grandi opere inutili, i vitalizi, le auto blu, le pensioni d'oro, e appunto le grandi opere, il TAV, e poi non c'è sta una ferrovia capace di collegare decentemente Palermo con Catania e con Messina, però c'è mai una cosa che ha dell'incredibile. Ma che gli dovete ai politici qua? Ma perché ancora? Ma che gli dovete voi ai politici che vi vengono a chiedere il voto qua? Ma cosa vanno dato a voi? Io dico, per quale motivo? Non gli dovete nulla a certi soggetti, liberatevene, votate, non votate 5 Stelle, affari vostri, ma liberatevi da coloro che vi hanno gestito la vita e sono stati incapaci di portarvi una strada decente, una ferrovia decente, in questa che è l'isola più bella del mondo, che dovrebbe campare solo di energia solare, turismo, enogastronomia e cultura, e non c'hanno le ferrovie, qua non ci stanno. Perché un minimo è pure responsabilità nostra, io questo sto dicendo in giro, troppo comoda prendercela soltanto col politico di turno, questo non ha fatto un cazzo, poi magari non abbiamo il coraggio di andarle a dire, ehi tu, io ti ho dato il voto, ma che hai fatto? Viene qua Corleone col lato blu, gli parliamo alle spalle, però non abbiamo il coraggio di prenderlo, mica violentemente, di petto, ehi onorevole, io so tu ho il datore di lavoro, io ti pago lo stipendio, che hai fatto qua? Dato che non hai fatto nulla, fuori dai coglioni, ma questa è la logica normale! Che dico di sbagliato? Utilizzo una parolaccia? Scandalo! Questo paese ci si scandalizza più per una parolaccia che utilizzo io che per un ospedale che ci chiudono sotto casa, santa pazienza. Ma è accettabile tutto questo? Allora è pure responsabilità nostra, anche responsabilità nostra. Lo sto dicendo dovunque, se 25 anni di quel bugiardo De Arcore e quegli altri 3 di quest'altro bugiardello di Toscano non ci sono bastati per capire la loro pericolosità politica. Il problema non sono più Renzi e Berlusconi, il problema siamo noi, almeno diciamocelo.
ammettiamocelo, iniziamo a riprenderci in mano la nostra vita. Il reddito di cittadinanza funziona così: sei un pensionato minimo, passi a 780 euro al mese, perché è intollerabile che un paese permetta a un pensionato di campare con denari al di sotto della soglia di povertà certificata dall'Istat. È qualcosa che non è accettabile, cioè non è accettabile nel 2018 in un paese che ha tutto. Se sei uno studente che esce dall'università e ancora non c'ha lavoro, non è che puoi andare all'estero a portare quello che tu hai imparato, tra l'altro grazie ai denari pubblici, perché gli studenti si preparano alle nostre università che paghiamo tutti quanti noi, e poi che fanno? Vanno all'estero a portare le loro sapienze, ciò che hanno imparato, la loro formazione, a sostegno, a vantaggio di un'impresa straniera? Non esiste. Se sei uno studente, un cinquantenne, che ripeto, i cinquantenni che perdono lavoro qua in questo paese sono fantasmi, non sanno che fare, sono troppo giovani per andare in pensione perché ci mandano in pensione a 70 anni, questo è un paese fatto al contrario, i giovani non lavorano e i nonni che dovrebbero fare i nonni non possono più fai nonni perché se fanno meno figli, c'è un paese fatto al rovescio, è il paese che sogno io, il giovane lavora, il nonno fa il nonno, in un paese normale questo deve succedere. Se sei un cinquantenne, un giovane, puoi avere un reddito di cittadinanza, a patto che lavori 6 ore, 8 ore a settimana per il tuo comune d'appartenenza, magari qua a Corleone ci sarà bisogno di lavori socialmente utili, ci saranno degli anziani da accompagnare, delle cose da fare a livello sociale, ci saranno, 8 ore a settimana tu le lavori, poi sei obbligato a inserirti in un percorso formativo per imparare anche nuovi mestieri, perché noi con la nostra legge abbiamo riformato i centri per l'impiego, e inizi a imparare nuovi mestieri. Nel frattempo tu che ricevi quel sussidio, quei soldi magari li spendi qua a Corleone, in quel bar pasticceria, in quella gelateria, non lo so dove, li spendi, un minimo si rimette in circolo, certo, non in un secondo, però si rimette in circolo l'economia, per esempio di Corleone. E che succede? Che magari in quella pasticceria lì, dopo un po' che gli va meglio, ci avrà bisogno di assumere un pasticcere in più, perché gli serve un altro lavoratore. E quindi andrà da un tizio che nel frattempo si è formato, un tizio che prende il reddito di cittadinanza, un cinquantenne, e ha imparato il mestiere del pasticcere, gli presenterà l'offerta di lavoro, se l'accetterà perderà il reddito di cittadinanza che andrà a sostegno di un'altra persona. Qualora la dovesse rifiutare, può rifiutare fino a 3 proposte di lavoro. Se dovesse rifiutare più di 3 proposte di lavoro, perderà il reddito di cittadinanza. Che c'è? Ma ci funziona in Germania e in tanti altri paesi. Qual è? Cosa c'è di assistenzialista? Ma secondo voi io sto girando tutta l'Italia in camper da non candidato, senza chiedere il voto, neanche potete votare me per regalare soldi ai fancazzisti. Noi abbiamo pure istituito un reato penale ad hoc, l'idea appunto di colpire penalmente coloro che mentono per ottenere il reddito di cittadinanza, ma qua significa salvare la vita agli italiani, ai giovani che se ne vanno da Corleone tra 30 anni, ma che resta di questo paese, di questa città? Se i giovani se ne vanno dalla Sicilia, ma che resta? Ma chi le paga poi le pensioni? Se non lavora più nessuno, chi le paga? Infatti che fa il sistema? Spostano sempre dopo l'età per andare in pensione, 70 anni, che succederà tra 10 anni? Ma questo è il paese in cui vogliamo vivere. Se vi piace, tranquilli, fate come vi pare, rivotate gli stessi, però almeno non ve lamentate, perché io non sopporto più gli italiani che rivotano gli stessi, che abbassano la testa e poi se ne lamentano la mattina ai bar. Basta con le lamentele! Volete rischiare? Qualcuno dice è un rischio votare questi inesperti, ma gli esperti hanno fatto legge elettorale incostituzionale, hanno massacrato Stisola, ci hanno lasciato Roma con 15 miliardi di euro di debiti, gli esperti, si sono mangiati questo paese intero, hanno svenduto le nostre imprese, hanno spinto certe imprese ad andarsene, altre neanche sono capaci di farsi ridare quattrini a quelle imprese che ora delocalizzano e se ne vanno all'estero, ma si sono presi i quattrini pubblici. Noi vogliamo far approvare una semplice legge: sei un'impresa che perché ti sei beccata denari di tutti noi, la collettività, te ne vuoi andare a produrre in Romania e in Bulgaria, prima d'andartene ci restituisci fino all'ultimo centesimo quello che hai avuto, poi vediamo se te ne vai. Questo vogliamo, un paese fondamentalmente normale. Il reddito di cittadinanza, la banca pubblica di investimento, risolvere il problema del conflitto di interessi che non riguarda soltanto Berlusconi, cioè un paese, ripeto, normale. Qual è la paura del 5 Stelle? Ci hanno paura certi personaggi, certo, certi politici ci hanno paura. C'è uno del 5 Stelle, ora non è che si sistema il bilancio dello Stato con i vitalizi, però santa pazienza, è brutto vedere che certi soggetti si sono fatti un mandato in regione, ci abbiano tutti questi vitalizi e magari ci stanno per cittadini che hanno lavorato 30 anni e vanno in pensione a 440 euro. Ora c'è uno del 5 Stelle, uno, nome e cognome, fatemelo che si prende un vitalizio, ditemi uno, se c'è una persona, non c'è. Quindi non solo saremo capaci, ma quasi sarà per noi una soddisfazione fisica abolire le vitalizie e certi privilegi. Lo potremo fare, lì si recuperano dei soldi magari da mettere appunto a sostegno del microcredito, per dare appunto sostegno a quelle imprese.
Abbiamo fatto noi certi trattati con l'Unione Europea devastanti, no? Perché pure qua, io la settimana scorsa, la televisione non la vedo quasi mai, perché poi se ci pensate, televisione, sapete da che deriva? Televidere, vedere da lontano. Il Movimento 5 Stelle è nato per vedere da vicino la politica, perché ci fottono, ci cambiano una virgola, ci cambiano una parola, è lì che ci fregano. La vogliamo vedere da vicino, io la televisione la vedo il meno possibile, pure voi. Spegnete sta televisione, accendetela solo quando ci vado io, che è la soluzione mia. Poi la rispegnete. Vedevo in televisione, in telegiornali, no, polemica, fascismo, antifascismo, certi giovani, viva il Duce ancora nel 2018, altri abbasso il Duce, poi gli antisistema magari picchiano un carabiniere, delle robe oscene, da destra, sinistra, le divisioni, per carità, grazie a Dio il fascismo è morto, ma ancora tocca parlare del fascismo nel 2018, no, perché io ragionavo che mentre questi litigano su queste ideologie, morte e sepolte, comunismo, fascismo, succedeva qua in Sicilia che a Pachino gli agricoltori non raccolgono più i pomodori perché non gli conviene, e di fianco alla piantagione di pomodori Pachino, nel negozio, nel supermercato, vendono i pomodori Pachino del Camerun. Cioè, capite qual è il nemico nostro? Cioè, veramente ci dobbiamo far distrarre dal sistema mediatico in questo modo? Cioè, il nostro futuro è salvaguardare i nostri prodotti, giusto? Semplice, lo dicono tutti, però quelli che poi vengono qui a dirlo, a chiedervi il voto, sono quelli che hanno massacrato la piccola agricoltura, il piccolo artigianato, gli allevamenti, anche qui in siciliani stringendo determinati accordi di libero commercio in Unione Europea, che poi libero non è mai, perché il commercio libero non è mai nel momento in cui ci sono delle condizioni lavorative in Marocco, in Tunisia, dove producono l'olio decisamente diverse dalle nostre. E la logica di questi scienziati, anziché proteggere i nostri prodotti, che sono eccezionali anche dal punto di vista qualitativo, siccome all'estero i prodotti, l'olio, le arance, costano meno produrle, perché ci stanno dei diritti lavorativi inferiori, anche il costo della vita è inferiore, gli scienziati, anziché proteggere i nostri prodotti, abbassano le condizioni lavorative dei lavoratori siciliani. Cioè, ma vi rendete conto che se andiamo avanti in questo sistema non ci sarà mai un cambio? Andremo ad implodere giorno dopo giorno, a partire da quest'isola, a lasciarla sempre più disabitata. Ci sono dei centri storici ormai desertificati, ma non soltanto in Sicilia, in tutta Italia. Ho scelto di fare questo tour in questo modo, non sono andato nelle grandi città, oggi sì, sono passato a Messina, ma sono venuto qua a Collone, non c'ero mai stato, sono stato in altri centri abitati un po' più piccoli, per andare nei luoghi dove la politica non ci va mai, no? E se ci va soltanto con qualche santino, oppure finanzia una sera una cena, venite che il politico ci offre una cena, prendete, paga una cena e prende e se ne va. Poi tra l'altro voglio capire con quali quattrini va pagato quella cena, perché va, siete sempre pagata voi quella cena, fondamentalmente. Ma figuratevi, ce lo sapete, questo è il sistema. Cioè, noi abbiamo bisogno di fare politica estera in Unione Europea un minimo autonoma, un minimo sovrana, per proteggere i nostri prodotti. Che dico di strano? Cosa dico che non sappiamo già? Per cui io quello che vi... Io, se ci avete fatto caso, non vi ho chiesto il voto. Vi dico che siamo liberi, per esempio, anche di portare avanti un piano energetico nazionale. Noi abbiamo studiato che investendo in energie rinnovabili, ma ci sono delle regioni nel nord Europa che producono più energia solare della Sicilia, ma ci rendiamo conto? Producendo energia solare, investendo nelle energie rinnovabili, non soltanto si migliora l'ambiente, favorendo una crescita del turismo, ma vi rendete conto che ci sono più turisti in Germania, in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna rispetto all'Italia, che ha 7.000 km di costa, città d'arte, le migliori enogastronomia del mondo, una diversificazione culturale sconvolgente. Qua ci avete avuto gli arabi, ci avete avuto i normanni, ci avete avuto gli spagnoli, è una cosa incredibile, una bellezza culturale, enogastronomica, mica incredibile. E ci devono stare più turisti in Germania, bel paese, per carità, in Spagna, bellissimo paese, in Francia, bellissimo paese, in Gran Bretagna, bel paese, ma l'Italia ne vogliamo parlare? Perché? Perché noi siamo diventati la pattumiera d'Europa sotto tanti tanti punti di vista, e non c'è stato nessuno capace di dire qua si investe in turismo, e per investire in turismo si deve approvare un piano energetico nazionale per uscire da qui al 2050 dalle fonti fossili, anche perché abbiamo studiato che investendo in fonti rinnovabili si creano posti di lavoro. Oggi se tu investi 1 miliardo di euro in fonti rinnovabili, crei 17.000-18.000 posti di lavoro. Se lo stesso miliardo lo investi in fonti fossili, ne crei 500. Ma che pensiamo l'uscita dalla crisi qui in Sicilia, trivellando il mare siciliano? Ma siamo pazzi! Guardate, Beppe diceva una frase spesso, l'età della pietra mica è finita per assenza di pietre. L'età della pietra non è finita per assenza di pietra. Andiamo un po' avanti con la visione. Costruiamo una società nuova, ne abbiamo tutte le capacità, tutte le competenze. Tutte le risorse ne abbiamo, questo vogliamo fare.
riteniamo di essere in grado di fare, di realizzare questo piano, perché nessun lobbista del petrolio ci ha finanziato la campagna elettorale. Vedete che si riva sempre nella logica del conflitto di interessi, che è sempre lì, del finanziamento della politica professionista che va contrastata, perché la politica, la politica è l'unico mestiere, tra virgolette, inizi a fare peggio quando diventi professionista. Io la vedo così, vi posso raccontare decine di aneddoti. In quel palazzo tu ci entri magari scandalizzandoti di alcune cose e poi a un certo punto diventi un pezzo d'arredamento del palazzo stesso, e ciò che ti farebbe scandalizzare al di fuori di quel palazzo, lì dentro lo giustifichi. Qualche anno fa, vi faccio un esempio, qualche anno fa ci fu uno scandalo del tesseramento falso del Partito Democratico, avevano tesserato dei cinesi. Io che lì dentro ho sempre fatto in questi 5 anni anche delle battute, ho utilizzato l'ironia perché mi ha mantenuto, diciamo, sereno e lucido, anche l'ironia, perché devi pure utilizzarla, altrimenti ti viene un sangue nero, un fegato gigantesco e compagnia bella. Una volta, ero un lunedì, generalmente Montecitorio è chiuso, il lunedì, è chiuso, è vuoto, ti becco Cooperlo, uno della sinistra del PD, seduto sul divanetto di Montecitorio. Tra l'altro ho avuto difficoltà a distinguerlo, perché distinguere Cooperlo dal divanetto di Montecitorio non è facile. Mi ci sono avvicinato, questa è storia vera, poi io ve la racconto per farci due risate, ma è storia vera. Mi sono avvicinato a Cooperlo, gli ho detto, era scoppiato lo scandalo del tesseramento falso, gli ho detto: Cooperlo, ma che avete fatto? Avete tesserato mio nonno che è morto nell'87? Cooperlo mi guarda e mi fa: veramente? Per lui era plausibile. A che gli ho detto: no, era uno scherzo. Ah no, perché se era vero intervenivo. Ma come intervieni? Ma ti sembra plausibile? Ti sembrava plausibile. Lì dentro tu inizi a cambiare la mentalità e reputare, e inizi a reputare accettabile, giustificabile ciò che al di fuori non sarebbe mai accettato, mai giustificato da questo che ci trattano come popoluccio, buono soltanto una volta nei 5 anni, manco a scrivere un nome o cognome, ma a mettere una X, un simbolo. Ci trattano come analfabeti della democrazia, neppure ci danno la possibilità di scrivere un nome o un cognome, no, decidono tutto loro. Oh, ma che questa è democrazia? Sì, non è X. E poi liste contro liste. Io vi dico come andranno le cose, poi valutate voi. O il 5 Stelle prenderà tanti voti e riceverà l'incarico di governo del Presidente della Repubblica, questo lo spero anch'io, oppure il prossimo governo, se nel 2013 è stato l'inciucio PD, Forza Italia e Monti, nel 2018 ci sarà il maxi inciucio, D'Alema, che già sta d'accordo con Liberi Uguali, il PD tanto lo de-renzizzeranno, perché Renzi già è bollito del tutto, uno che oggi imposta la campagna elettorale, no, abolirò il canone, ma ci hai messo un bollettatù l'anno scorso, vabbè, insieme a Forza Italia, eppure insieme a parte della Lega, perché Maroni già sta d'accordo col PD e Berlusconi, perché fanno finta di litigarsi, si litigano magari sull'immigrazione, no, che è diventato l'unico argomento, se ci fate caso, grazie al quale ancora si diversificano i partiti, altrimenti sono tutti uguali, c'è chi dice accogliamo tutti fuori, poi tu vedi più o meno uomini politici di uno e dell'altro schieramento ci hanno mangiato sul business dell'immigrazione. Guardate il cara di Mineo. Buzzi è uno di Mafia Capitale, finanziava il Partito Democratico e l'hanno intercettato dicendo ci si fanno più quattrini con gli immigrati che con la droga. Ma questa è la realtà. Oggi l'immigrazione clandestina è diventata una nuova forma di finanziamento pubblico alla politica, se ci pensate. Quello che vuole fare il 5 Stelle, chi ha diritto viene accolto bene, ma suddiviso in tutti i paesi europei attraverso delle quote, e la mozione l'abbiamo scritta, depositata e pure votata in Parlamento 3 anni fa. Chi non ha diritto deve essere rimpatriato. Semplice, non è razzismo, significa rispetto della legalità. Ma non siamo certo noi che abbiamo fatto l'intervento armato in Libia, non perché difendiamo Gheddafi, che era un dittatore, ma è compito dei popoli sovrani buttare giù i dittatori, non delle bombe straniere, altrimenti la Libia finisce nel caos assoluto e aumentano i flussi migratori. Cioè, questa è la logica. I partiti politici che oggi si dividono, fanno finta di dividere sul tema dell'immigrazione, sono quelli che hanno causato l'aumento dei flussi migratori, e grazie all'aumento dei flussi migratori qualcuno ci fa fare e ci mangia, qualcun altro ci trova l'unica argomentazione politica per potersi diversificare dagli altri partiti, perché sul tema della sanità pubblica, sul tema della privatizzazione dei diritti, della precarietà, precarietà del lavoro, sul tema dei privilegi della politica, sono tutti uguali. Ma che si sono mai tagliati un euro di finanziamento pubblico, un euro di stipendio, un vitalizio, un'auto blu? E in questo paese è fatto alla rovescia? Le sanguisughe che non si sono mai tagliate un euro di stipendio attaccano noi perché a detta loro ce li siamo tagliati troppo poco. È una cosa che ha dell'incredibile.
e io devo andare in televisione e anziché vedere giornalisti che chiedono a partiti scusi, dato che il popolo italiano negli anni 90 ha fatto un referendum contro il finanziamento pubblico a partiti, il 90% del popolo italiano con un referendum sovrano votò contro il finanziamento pubblico a partiti, però questi partiti se lo sono trasformati in ricorsi elettorali e ci è costato 2,7 miliardi di euro, una cosa incredibile, anziché chiedergli scusi, ma sti rimborsi elettorali, ma quando è che ci portate a noi popolo, noi che vi abbiamo dato sti soldi, una fattura, una ricevuta? No, mi vengono a chiedere a me, scusi Di Battista, ma nell'estate 2017 come ha fatto a spendere 1017 euro ad agosto, che la Camera ha fatto solo due sedute? Io stavo in Sicilia a rinunciare alle ferie mie, mica un sacrificio, perché mi piace stare qua con la mia compagna incinta a girare con l'auto elettrica tutte le piazze siciliane, lo sapete perfettamente, per provare a riscattarci assieme a questo popolo straordinario che sono siciliani. E io devo rispondere come ho fatto a spendere, ma una domanda giusta sarebbe stata, scusi Di Battista, ma come cazzo ha fatto a spendere solo 1017 euro, che è stato un mese? Io stasera vado dalla vostra parte, su Rete 4, vado in diretta qui dalla piazza. L'ultima volta che ci sono andato hanno mostrato un servizio su Roma, per dire i disagi di Roma. A Roma ci stanno i topi? Sì. Roma c'ha problemi economici? Sì. Ripeto, 15 miliardi di euro di debiti, il malaffare che l'hanno fatto infiltrare dentro il comune. Hanno fatto sto servizio, hanno inquadrato i topi, che ci stanno, ma penso ci stanno a New York, a Madrid, a Londra. A un certo punto hanno inquadrato pure i dromedari che passeggiavano. Io non ho mai visto i dromedari a Roma. Ma l'hanno inquadrati, ecco Roma, i dromedari, i cammelli. Ma guardate che non ci stanno i cammelli. Ci mancano gli squali tigre dentro il Tevere, è una cosa incredibile. No, vedete com'è? Diamo le immagini, distraiamo il popoluccio e soprattutto compriamocelo con i bonus, perché questa è la politica loro. Ho 30 anni che fanno così, a un certo punto basta. Fanno questo. Ci tolgono diritti e lo fanno lentamente ma inesorabilmente, magari approvando delle porcate, sapete quando? Il 14 agosto o il 23 dicembre, quando l'attenzione italiana è un po' più bassa, siamo distratti, qualcuno sta al mare, qualcuno sta inizia a cucinare, voi per la vigilia inizierete a cucinare la settimana prima, io lo so come siete, e lì ci fottono con una legge che ci toglie un diritto. Poi quando vedono che stiamo lì per organizzarci, a tirare sulla testa, che non crediamo più alle balle dei TG, a certi giornali che ormai sono buoni soltanto per incartarci il pesce, appena vedono che stiamo lì come popolo sovrano a iniziare a interessarci alla politica, eccetera, eccetera, si inventano il bonus. Ci distraggono, ci comprano con una mancetta che è anestesia, che è metadone, perché ci vogliono addormentati. Ehi tu, stai zitto, beccati sta mancetta. Anzi, ringraziami pure, pure se so quattrini tuoi e te li do io a te, e so quattrini tuoi, è in giro conto, tra virgolette, tranquillo, guardate, lo può raccontare lui. Ehi, stai zitto, non mi disturbare, ringraziami che ti ho dato sta mancetta. Fanno così, ci tolgono il diritto alla salute, massacrando la sanità pubblica, tutto a vantaggio del privato, spingendo milioni di italiani a non curarsi per ragioni economiche, però si inventano la giornata di cura gratuita o di visita gratuita per una determinata malattia. Ci tolgono il diritto all'istruzione, riducendo sempre finanziamenti alle scuole pubbliche o all'università pubblica, però colpendo gli insegnanti, colpendo gli insegnanti con la chiamata diretta, che noi vogliamo abolire, però poi ti dicono, insegnante, tieni il bonus insegnante, comprati quello che vuoi, 500 euro per te, comprati quello che vuoi, ma professoressa non mi rompere, non disturbare il manovratore. Colpiscono il diritto allo studio, tasse universitarie che magari tanti studenti non riescono a pagare, anche perché non ce la fanno, perché devono andare a lavorare, a portare le pizze, perché nel frattempo magari il padre di 50 anni, 60 anni ha perso il lavoro, però ti danno il bonus studenti. E tu ragazzo, comprati quello che ti pare, vattene al cinema, distraiti, tieni 500 euro e dimmi grazie. Lavoro sempre più precario, però ecco, tieni 80 euro, salvo poi magari darceli prima delle elezioni e toglierceli dopo, magari un giorno dopo le elezioni, perché questa è pure la logica infame che c'hanno. Questa è la Repubblica fondata sul lavoro, è diventata la Repubblica fondata sul bonus e le mancette. Io ve lo dico perché l'ho visto in 5 anni, non vi sto chiedendo il voto, sono uscito da quel palazzo, però ci tengo al paese mio, vi sto dicendo assieme siamo una forza, divisi siamo manovrabili, siamo controllabili e fondamentalmente resteremo sempre sudditi di un sistema. I divisi siamo sudditi.
se continuiamo a lasciarle passare tutte, ci continueranno a calpestare sempre. È nella loro logica, è normale, fanno questo i professionisti della politica. Riprendiamoci questo paese. Attraverso il voto del 5 Stelle, votate, decidete voi. Io però vi chiedo di schierarvi, vi ringrazio, perché chi scende in piazza, dovunque, anche qui, comunque si è schierato, ha avuto un dubbio, una curiosità, è sceso in piazza, c'ha voglia di fare politica, io vi ringrazio. Io ringrazio tutti coloro che stasera sono qui in piazza, senza intermediazione. Però schieratevi, schieratevi! Chi si schiera magari campa pure gli viene il fegato grosso, lo so che è così. Chi si schiera suscita pure le invidie di qualcun altro qua a Corleone che si domanderà ma perché si è schierato? Che cosa vorrà mai in cambio? Nulla, magari un po' più di giustizia in questo paese. Chi si schiera suscita invidie, chi si schiera perde pure qualche amico. Però ne acquisisce di nuovi e quelli nuovi sono migliori di quelli che si perdono, state tranquilli. Chi si schiera... Non so se campa 100 anni, però campa con un po' di dignità. Si guarda allo specchio, va a dormire sereno la sera, accarezza il figlio e gli dice guarda, io non so come andrà, ma pure oggi tuo padre ha fatto il suo dovere. Grazie Corleone, viva la Sicilia e buonanotte a tutti. Grazie. Coraggio, coraggio. Coraggio, ribelliamo, non gli dobbiamo dare niente a sti politici, non valgono niente, non hanno fatto niente per noi. Ribelliamoci, votiamoli via, una volta dateci un'opportunità, poi vedrete, votiamoli via. Basta aprire gli occhi per non vedere più certi politicanti, basta aprire gli occhi, votiamoli via. Grazie. Speriamo. Si è reso conto di quello che ha fatto. La sentenza ce l'ha, lei si fa con le ore. No, è quella io ho letta d'altre. Apri il microfono. Accende. Se volete fare un'offerta al movimento, lì c'è un bancomat al contrario che anziché tira fuori i soldi li dovete mettere. Però voi se volete voi, ci mettete dei 5 euro, vabbè c'è una ricevuta. Se volete ci regalate qualche chilometro, altrimenti amici come prima, ma noi riusciamo ad autofinanziare tutte le nostre attività politiche. Questo significa essere autonomi. Grazie a tutti, lì c'è questo totem, il bancomat. 5 anni che...